autogold.it, tagliando Volkswagen Golf 7 con motore TDI. Questi prodotti riguardano sia quindi il veicolo con motore 1600 TDI e sia 2000 TDI. Un super tagliando completo per recuperare il massimo della efficienza delle prestazioni, garantendo quindi un elevato livello di protezione a tutta quanta la meccanica della Volkswagen Golf 7. Andiamo subito a vedere tutti i prodotti utili per un super tagliando. Innanzitutto è importante eseguire la detergenza interna del motore. Ecco qui vedete l'additivo Sintofon Rapid Flush, in 10-15 minuti pulisce completamente e in modo estremamente delicato il circuito dell'olio e il sistema pistone-cilindro. Libera anche naturalmente anche il circuito dell'olio, per cui ne ripristina completamente la piena efficienza, quindi l'olio circolerà nel migliore dei modi. È importante la pulizia per preparare al meglio il terreno per la successiva poi immissione del nuovo olio. Quindi, una volta terminato in 10-15 minuti il lavaggio interno del motore, il motore sarà pronto per accogliere al meglio il nuovo lubrificante. Come olio motore abbiamo selezionato il top del top, cioè Royal Purple HPS 5W30. È un olio con altissime prestazioni antiattrito, in grado di proteggere al meglio il motore TDI della Volkswagen Golf 7. Tra l'altro ha anche un ottimo livello di detergenza, per cui è un olio estremamente, diciamo, con una forte efficacia pulente, per cui mantiene molto ben pulito il motore. Inoltre potenzia il raffreddamento dei cilindri, in quanto contiene questo additivo Sinerlec al suo interno, in grado di abbattere gli attriti e ottimizzare l'efficienza del raffreddamento dei cilindri. Ad olio nuovo, anche se Royal Purple è già molto performante, consigliamo comunque di mettere un additivo antiattrito di comprovata efficacia. Qui vedete l'additivo antiattrito ZX1. Al primo utilizzo immettete 50 ml per ogni litro di olio, ai successivi utilizzi poi basterà metà dosaggio. ZX1 impregna i metalli, per cui va a proteggerli, creando una protezione antiattrito costante, permanente, a qualsiasi carico e temperatura. È un prodotto estremamente utile per allungare la vita del motore e della turbina. ZX1 tra l'altro è compatibile con qualsiasi olio motore sintetico o minerale, per cui qualsiasi sia l'olio che utilizzerete, potete utilizzare ZX1. ZX1 e Royal Purple è un'accoppiata davvero fenomenale per abbattere in modo radicale gli attriti e dare il massimo livello di protezione al motore della Golf 7. Un prodotto assolutamente utile, indispensabile per recuperare il massimo della efficienza del motore è questo additivo svizzero Warm Up Detox. Che cosa fa questo additivo? Innanzitutto è un additivo da immettere nel gasolio e va, tramite una speciale nanotecnologia che agisce in post combustione, pulisce completamente la camera di combustione, il collettore di aspirazione, la valvola EGR, fasce e testata. Quindi è un prodotto che da solo è in grado di decarbonizzare completamente il motore in vari, diciamo, nei suoi vari componenti, dalla testata alle fasce alla camera di combustione, collettore di aspirazione, valvola EGR. Quindi è un prodotto che consente, senza alcuno smontaggio, di decarbonizzare completamente il propulsore, recuperando il massimo dell'efficienza, si abbatte radicalmente il livello di fumosità e il motore va a consumare anche meno gasolio. Un prodotto davvero, possiamo definirlo un vero e proprio restaurante chimico per appunto il motore. In questo caso vedete la versione diesel, naturalmente, perché stiamo parlando di Volkswagen Golf 7 con motore TDI. Una volta immesso questo additivo, per farlo funzionare bisogna utilizzare la Golf almeno a 3000 giri costantemente per almeno 40 minuti. In questo modo le nanoparticelle si attivano e vanno a detossificare, decarbonizzare completamente i componenti che abbiamo detto: valvole, EGR, testata, eccetera, camera di combustione e collettore di aspirazione. Quindi Warm Up Detox, nanotecnologia svizzera. È molto importante anche la manutenzione del cambio manuale, consigliamo di eseguirla ogni 2 anni o comunque almeno ogni 50-60 mila km. Per prima cosa è importante la pulizia interna degli ingranaggi. Qui vedete un additivo progettato specificamente, Sintofon Gear Flush. Lo immettete nell'olio vecchio, dopodiché, cioè per olio vecchio intendiamo l'olio già presente, diciamo, nella Golf,
Una volta immesso questo additivo, procederete per 20 minuti, anche 20-25 minuti, cercando di innestare un po' tutte le marce. Quindi è un additivo che si utilizza su strada con veicolo marciante. Terminati questi 20-25 minuti, scolerete per bene l'olio del cambio vecchio e andrete ad immettere il nuovo lubrificante. È importante, anzi fondamentale, utilizzare lubrificanti specifici per il cambio della Volkswagen Golf 7. Qui vedete un olio di assoluta eccellenza, 100% sintetico puro, Liquimoly Top Tech, gradazione 70W-75W. È un olio quindi molto scorrevole, adatto, che calza a pennello sugli ingranaggi della Volkswagen Golf 7, che naturalmente parliamo di un cambio manuale di ultima generazione che richiede oli con viscosità piuttosto bassa. Quindi Liquimoly 70W-75W è l'olio trasmissione manuale ideale per il cambio della Golf 7. Ecco quindi che con questi sei prodotti andrete ad eseguire un vero e proprio super tagliando per la vostra Golf 7 TDI. Si va dalla pulizia interna del motore, a un olio motore di eccellenza come l'Oriental Purple, poi a un antiattrito di elevata efficacia come il ZX1, infine la decarbonizzazione totale del motore, cioè l'additivo Warm Up Detox Diesel naturalmente. Pulizia infine del cambio manuale per la successiva poi immissione di un olio per il cambio manuale di alta qualità 100% sintetico come questo che vedete, Liquimoly. Per qualsiasi eventuale ulteriore consiglio di cui avete bisogno, siamo ben volentieri a disposizione. Grazie per aver visto questo video e naturalmente tutti i prodotti di cui abbiamo parlato in questo filmato sono disponibili nel nostro store online autogold.it. Spediamo in tutta Italia, in tutta l'Unione Europea, sia ad appassionati sia ad officine, aziende, enti pubblici e privati. Grazie a tutti da autogold.it.